Ciao raga, benvenuti in questo video su queste cuffiette della Mofi. È così che si legge questa marca. Mofi. Allora, queste cuffiette, come leggiamo anche dal loro interno, hanno la versione del Bluetooth 4.1. Queste cuffiette sono adatte per lo sport e hanno una gamma di frequenza di 2,4. Questa cosa è citata nelle caratteristiche, ma non è altro che il normale standard di frequenza del Bluetooth. Io ve lo dico, ma tutti i Bluetooth comunicano a 2,4 GHz. Una cosa. Praticamente, leggendo il manuale di istruzioni, mi sono accorto che nelle specifiche c'è citato il Bluetooth 4.0. Vedete che c'è scritto italiano, Bluetooth standard 4.0. Soltanto che questo è un errore, perché se andiamo a prendere a prendere in inglese e 4.1 e così anche in tutte le altre lingue, anche stesso il cinese, che penso sia la lingua in cui l'hanno scritto, il Bluetooth è 4.1, quindi è un errore che hanno fatto nella traduzione in italiano, nella trascrizione. Poi cita un'operazione classe 2. Io in questo momento sto leggendo il manuale di in italiano sotto specifiche. Cita un'operazione classe 2, che non so che vuol dire operazione classe 2. Non lo so. Modalità di Bluetooth headset hand free A2DP APRCP. La gamma di range di portata è di 30 piedi, che equivalgono a circa 10 metri. Si possono ascoltare 8 ore di musica, 180 ore di standby e si ricaricano in 2 ore e mezza. Queste sono le specifiche. Specifiche per quanto riguarda l'audio, ovvero decibel, impedenza e frequenza, non ne ho trovate, sinceramente. L'ho cercato un po' in giro, ma non ne ho trovate. L'unica cosa che sono riuscito a trovare è che hanno un chip di. Cioè, alla fine l'audio di queste cuffie viene dato da un chip molto famoso che è CRV, viene usato in molte cuffie anche di alto livello, però ovviamente le cuffie di alto livello hanno l'ultimo tipo di chip. Queste non sono riuscito a capire quale tipo di chip hanno, sinceramente. Probabilmente una delle prime versioni. Anche se non deve essere proprio una delle prime, perché per supportare il Bluetooth 4.1 comunque deve essere uscito nell'ultimo anno, l'ultimo paio d'anni. Quindi comunque hanno un chip aggiornato per quanto riguarda l'audio. Per quanto riguarda invece le cuffiette, la costruzione, sono in plastica. Non sono waterproof, ma sono resistenti agli schizzi, quindi al sudore di quando facciamo sport. Vedete, la linea è molto bella. Diciamo che quando si fa sport, le cuffiette con il cavo rigido sono migliori delle cuffiette con il cavo sciolto, perché queste rimangono più in posizione durante la corsa. Io le ho provate, non queste, ma quelle con il cavo rigido. Sono generalmente migliori. Queste qua le ho provate per un po', e sono anche un po' più comode perché questa barra qua è più sottile, quindi riesce ad aderire meglio dietro l'orecchio. Sono in-ear, hanno proprio i gommini dell'in-ear, e ovviamente in scatola si escono tutti i gommini adattatori del caso. E questo è il cavetto di ricarica, è qui. Più in alto troviamo il microfono e più o meno volume, che se tenuti premuti abbiamo traccia avanti e traccia indietro. Mentre qui abbiamo, oltre al LED di stato, il tasto di risposta, play, pausa, oppure se tenuto premuto possiamo accendere e spegnere il dispositivo, e se da spento continuiamo a tenere premuto una volta acceso, ci consente di effettuare il pairing. Il prodotto è completamente in plastica e si posiziona come un entry level per quanto riguarda le cuffiette Bluetooth, ovvero una ventina di euro. Sappiate che per quanto riguarda le cuffie Bluetooth da 20 euro, una vale l'altra. Veramente una vale l'altra. Vi posso consigliare o queste o quelle della OK, che hanno lo stesso stile. Però per quanto riguarda appunto la fascia di prezzo 20 euro, quasi tutte le cuffiette si equivalgono, a meno che non andate a prendere una marca cinese veramente sconosciuta che non vale la pena. Però questa è abbastanza conosciuta come marca. Ha fatto delle cuffiette che in passato sono divenute le più acquistate su Amazon nella loro categoria, quindi comunque una marca importante.
Ovviamente stiamo riferendo sempre a delle cuffiette Bluetooth di 20 euro, eh. Se vogliamo qualcosa di migliore, dobbiamo iniziare a spendere almeno, io direi, 50-60 euro, ma anche in quel caso sappiate che non state acquistando un prodotto di un'ottima qualità, ma soltanto un prodotto di media gamma. Quindi io vi consiglio di comprarvi un paio di cuffiette Bluetooth entry level, ve le sfruttate appieno. E così iniziate a capire come vi piacciono. La stessa OK ne fa una versione identica, però con i gommini non in-ear, ma quelli là delle cuffiette Samsung, ad esempio, che sono quelli là tipo AirPods. E niente, per queste cuffiette è tutto. Non so che altro dirvi. Ciao!